Ciao a tutti, ciao, bentornati sul mio canale. Oggi, come avete letto dal titolo, parliamo di profumi, profumi vintage, profumi datati, profumi come c'è chi le ritiene profumi di la nonna, insomma profumi che fanno parte della mia collezione e sono fiera di averli e vorrei tantissimo che non le tolgano mai, che non le tolgano dal mercato perché sono profumi che sono molto molto buoni e le amo. Allora, tanto per cominciare, perché mi viene sempre chiesto, sto indossando questo rossetto liquido di Nabla, che è il Estranger. Poi volevo anche dire, perché non c'entra niente, però bisogna che lo dica perché cioè, sono rimasta così. Questo mascara, proprio questo mascara di Avon, della linea Avon Mark. Perché io sono rimasta, lo scovolino si presenta così, sono rimasta perché non ho mai amato i mascara di Avon. In passato le ho usati e non mi sono mai piaciuti. Questo mi faccio vedere le mie ciglia perché io sono rimasta. Io non c'ho le ciglia piccole, però questo mi è rimasto proprio molto, sono rimasta molto colpita. Allora, bando alle ciance, cominciamo con il nostro video. Come già detto, parliamo di profumo. Per cominciare, cominciamo con chi comincio? Con questo qua. Comincio con Dance Rose di Blue Marine. Un profumo che secondo me è bellissimo. Bellissimo anche il suo packaging, molto particolare, molto originale. E secondo me ha un fascino particolare con questa punta, con questo colore nero che praticamente è un colore un po' gotico, un po' dark e è anche un po' romantico, misterioso, affascinante, diciamo. Lo trovo molto molto bello. Profumo che è stato ispirato a... Allora, mi riesci a aprirlo? A Lady Oscar, un personaggio che l'abbiamo visto anche in cartoni animati. Lady Oscar è un personaggio che credo che sia esistita, non lo so se è con questo nome, però praticamente era la classica donna negli anni della guerra di Napoleone che indossavano i vestiti di soldato, gli indumenti, la divisa di soldato per andare in guerra e passare... per un uomo, non essere vista per quello che era una donna, quindi andare in guerra vestita da uniforme da uomo, però sotto questo uniforme c'era una donna molto donna, molto sensuale e molto femminile, perché questo è un profumo molto buono, un profumo che... che nonostante ha questo aspetto, come ho già detto, romantico, gotico, è un profumo che parte, è nato, tanto è un profumo che è una fragranza che è sul mercato, c'è chi dice dal 2017 e c'è chi dice dal 2015, non lo so se è quando stavo rivisitato, perché questo penso che sia un profumo ancora più datato, però è quello che ho trovato su Fragrantica. È un profumo che in testa, quando appena lo indossi, viene subito questo aspetto un po' maschile con un basilico, una pera e un pepe rossa che ti dà quella vampata di profumo maschile, un po' asprino. Però nel passare delle ore questo profumo prende la sua evoluzione e la nostra pelle, il nostro pH si evolve con un cuore più romantico, più donna, più sensuale, con una rossa, una freccia e una magnolia che dà quel tocco di femminilità.
molto intenso, molto profumato. Poi alla fine va a finire con legno di casmine, ambra bianca e un patchouli, un profumo molto buono, molto interessante, con una durata di 5, 6, 7 ora, 7 ore. Non è un profumo che va a lasciare la scia, appena dato magari sì, però è un profumo che dopo nel passare delle ore si sente ancora, non è che va a sparire, lui si sentirà comunque sempre, però andrà a diventare un pochino più elegante, meno sfasciato, meno, come posso dire, anche meno volgare, diventa un pochino più discreto nel suo silenzio e quindi è un profumo molto buono. Spero che non lo tolgano del mercato perché è un profumo spettacolare che consiglio a tutti. Si trova in giro a un prezzo molto abbordabile sui 20-30 euro anche su Notino, su Amazon. Insomma, lo trovate ancora a Tigotà, a questi posti qua. Allora, il secondo profumo del quale andrò a parlare è un profumo del quale io posso dire che è il mio preferito. Dove l'ho messo? È il mio preferito. Andiamo a parlare di Tabù. Tabù di Dana. La scatola è così, così la trovate, e così è il profumo, è fatto a chitarra, a violino, più che altro a violino, è un violino. Allora, Tabù di Dana, fragranza del gruppo orientale da donna, lanciato sul mercato nel 1932. Io che devo dire, questo fra tutti è il mio preferito. Io adesso non l'ho portato, ma io ce l'ho due bottiglie, perché l'avevo comprato e l'avevo consigliato a una mia amica. Lei me l'ha sentito e l'ha voluto venire quando non c'era questo. Parlo di diversi, tanti mesi fa. E ci siamo trovati in un locale, lei l'ha sentita, mi è venuta a chiedere che profumo indossavo. Lei disse, siccome lei sta vicino a casa mia, quando passi te lo faccio provare. Dopo lo ha ordinato lei su Amazon e a quel punto lì le ho detto, mi ordini un altro anche a me perché ho paura che lo tolgano dal mercato e allora io ne voglio avere due e ce n'ho un altro nuovo di pacca. Profumo. La storia di questo profumo sembra che è stato in quegli anni lì, che era un po' tabù, andare con le prostitute e questo era un uomo che suonava in una grande, non so, orchestra, non so, famosa in quegli anni e era sposato e si è innamorato perdutamente da questa donna. E ha voluto far sì che creassero questo profumo per questa donna, per la sua amante. E così lui l'aveva sempre nel cuore, nel naso, questo profumo che lo indossasse solo lei. Un profumo appunto molto eccitante. E come posso dire? È un profumo che mi sento quando lo indosso, mi sento donna, mi sento femmina, mi sento sicura, serena. È un profumo che mi manda a un qualche di sesso, secondo me. Allora, profumo che ha questo profumo? Profumo che ha una piramide un po' tanto complessa e ricca. In testa se abbiamo l'arancio, le spezie, i neroli, bergamotto, coriandolo. Nel cuore ci abbiamo il chiodi di garofano, gelsomino, ghilang ghilang, rosa e neroli. E nel fondo ci abbiamo il sandalo, l'ambra, il patchouli, il muschio, il benzoino, civetto, muschio di quercia, vetiver e cedro. Chi più ne ha, più ne metta. È un profumo che dura un giorno intero, anche due o tre se non ti lavi, perché è un tatuaggio sulla pelle, senza parlare negli indumenti, perché io me lo sono data quest'inverno e c'ho ancora l'odore, la sciarpa mia, che ho una sciarpa di lana, insomma di casmine, le ho lavata, e c'è sempre questo profumo, non va via, quindi è un adesivo, è un profumo come questi profumi di altri tempi che erano
erano, sono molto persistenti, niente a che fare con i profumi di oggi. Sono profumi che erano molto costruito e quindi avevano una persistenza. Pensiamo che i profumi di Chanel, anche quelli che sono eau de toilette, sono persistenti quasi quanto il eau de parfum, perché sono profumi che hanno, diciamolo, una marcia in più. Detto questo, è un profumo che io consiglio a tutti, anche se mi tengo a dire che tutti i profumi del quale andrò a parlare e del quale ho parlato non sono profumi per tutti, ma non per il prezzo, perché sono prezzi assai abbordabili. Per la qualità che hanno dovrebbero costare 5 volte del prezzo che hanno sul mercato, perché anche il Tavù costerà sui 20 euro e il 100 ml. Ma perché sono profumi che non piacciono a tutti, sono profumi molto particolari e hanno una grande personalità. E quindi non sono per tutti, non hanno il coraggio, tutti non hanno il coraggio di indossare questi profumi per tanti motivi, ma soprattutto perché non piacciono a tutti. Quindi Tavù, consigliatissimo. Questo è il packaging, profumo stupendo. Anzi, anche questo mi tengo a dire che è una Eau de Colonia, ma quando io me lo do, non lo so se esiste l'Eau de Parfum, quando io me lo do potete fidarvi che vi dura una vita e mezzo. Andiamo al prossimo profumo, un profumo che si trova, io l'ho trovato dal mio tabacchino qualche anno fa, non lo so se ce l'ha ancora, che è Goccia di Napoleon. Chi non conosce questo profumo? È un profumo, anche questo, un po' il genere di tutti questi profumi. Per quanto mi riguarda, è stupendo anche lui. Buonissimo, cioè, sa un che di pulito, a me piace tanto. Allora, Goccia di Napoleon del gruppo Orientale Floreale da Donna, è uscito sul mercato nel 1979. Io leggo perché è impossibile che mi ricordi tutte queste cose, ne faccio vedere diversi. Sai, chi fa la recensione a un profumo magari è più facile ricordarsi le cose, ma quando ne fai a tanti, impossibile, almeno io non sono capace. Allora, un profumo che abbiamo in testa è il bergamotto e il limone, e il limone di Amalfi, l'arancio, il mandarino, la pesca, e la salvia, sì, la salvia salarea. Solarea. E infatti è un profumo che è molto più fresco degli altri. Sì, buonissimo, buonissimo, buonissimo. Anche questo è un profumo consigliatissimo, profumo che è consigliatissimo anche per questa stagione che sta per venire ora, primavera, estate, perché è fresco, è persistente, ma è un profumo fresco. Sa un che di bagnoschiuma, è molto fresco. E quegli altri profumi che ho detto, come Tabù e Dange Rose, sono profumi magari un pochino più invernali. Però questo, come diciamo sempre, ognuno con i suoi profumi fa come vuole, se lo può dare in qualsiasi periodo. Però le altre sono un pochino più opulente, quindi meno delicato, quindi nella stagione calda sono un po' prepotente, diciamo. Allora, andiamo al quarto profumo. Quarto profumo è quale è? Aspettate. Chiara di Rivolunch. Del Reblon, Chiara del Reblon, pure questo comprato sempre si trova dappertutto. Io l'ho preso su Amazon e anche questo, anche qui abbiamo un profumo sempre con quell'odore di
di retro, di cipria, di rosetto, di quando, di biancheria quando apriamo i comò delle nostre nonne. Profumo molto datato. Allora, Cadi Reblom. Reblom. Del gruppo orientale da donna, uscito sul mercato nel 1973. Profumo che abbiamo in testa è il neroli, il bergamotto, il limone e il lampone. Poi nel cuore abbiamo il gelsomino, ghilan ghilan, dengo di rossa, basilico, palma rosa e iris. E nel fondo ci abbiamo un cuoio, opossanax, muschio, vaniglia, incenso e cedro. Anche questo ha una durata micidiale. Ma buonissimo. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Profumo sempre consigliatissimo. Io l'ho preso su Amazon. Consigliatissimo, consigliatissimo profumo anche questo che ha una durata poi andiamo a Chantilly di Dana eccolo eccolo Chantilly di Dana guardate il packaging di questo profumo. Bellissimo, bellissimo. Pure questo è un eau de toilette. Quasi tutti in quegli anni lì erano eau de toilette. Io so che sono fortissimi, nonostante che non sono profumi. Guardate il packaging di questo profumo, gente. Se non è stupendo, per non dire bellissimo. Tutto sfaccettato così. Bello. Profumo Chantilly di Dana del gruppo Floreale da donna, uscito sul mercato nel 1941. Penso che sia uno tra i più vecchi che ho, boh, non lo ricordo. Profumo buonissimo, buono, buono, buono. Anche questo mi piace tantissimo. Mi piacciono tutti, se no non l'avrei comprati. Una fragranza che contiene nota fruttate, contiene il bergamotto, il neroli, gli agrumi, note speziate, chiodo di garofano, gelsomino, ghilan ghilan, rossa, fiori di arancio, cuoio. Fava tonka, muschio, benzoino, muschio di quercia, vaniglia e sandalo. Sono tutti profumi, come avete visto, profumi che hanno una componente all'interno, una piramide molto ricca. E profumi, come ho già detto, che hanno dentro un carattere e quindi adatti per essere indossati di persona che devono avere una grande personalità, perché sono molto decisi. Bisogna saperli indossare questi profumi. Secondo me lo possano usare tutti, però non sono profumi per tutti. E soprattutto proprio perché hanno questo carattere di quello che sono, che ripeto, non sono profumi per tutti. Anche se, come ho già detto, sicuramente non sono neanche profumi che piacciono a tutti. Poi andiamo al sesto profumo. Dov'è lui? Eccolo. Vanderbilt di Gloria Vanderbilt.
anche questo lo conoscano. Chi è che non conosce questo? Lo ha indossato le nostre nonne, le nostre zie, le nostre profumo che già del packaging, questo rossa antico, questo rossa cipriato, e ha un'eleganza caratterizzata di questo cigno un po', come si dice, come posso dire, incalpestato qui dentro, e la bottiglia è proprio tutta falcettata con questo cigno dentro il vetro. Profumo buonissimo. Scusate se dico sempre più o meno le solite cose, ma sono molto simili questo profumo tra loro, sono molto simili. Guardate che eleganza, c'ha tutto il nome nel tappo. Bellissima la bottiglia. Allora, Van der Veer di Gloria Van der Veer, orientale, del gruppo orientale floreale da donna, uscito sul mercato nel 1982. Profumo che pure lui ha una piramide molto bella, perché abbiamo in testa al Dady, come un po' quasi tutti abbiamo l'Al Dady, chi prima o chi dopo, ananas, fiore di arancio, lavanda, note verde, bergamotto. Poi abbiamo nel cuore un garofano, tuberosa, rizoma di iris, gelsomino, ghilang ghilang e rosa. E nel fondo abbiamo un sandalo, la cannella, opopanox, muschio, civetto, vaniglia e vetiver. Profumo meraviglioso. Boh, un po' alla svelta, perché sennò non ce la faccio a parlare di tutti. E quindi andiamo al prossimo, che parliamo di Arpège di Lavin, Anche questo è un profumo, perché potevo fare anche in due volte, ma non mi va di farlo, volevo farlo tutto in una volta e buonanotte. Quindi magari quando guardate il video si viene un po' lunghino, andate avanti, se il profumo non vi interessa andate avanti. Bello anche il packaging secondario, e andiamo al packaging primario, che è stupendo con questa. Anche questo c'è una storia. Sembra che quando hanno voluto creare questo profumo per suo figlio, per sua figlia, infatti c'ha il disegnino qua della ragazza che suonava questo strumento, che adesso non so come si chiama, e hanno voluto il padre, non so, ha voluto la madre creare questo profumo per la loro figlia. E quindi è un profumo Arpège di Lavin, profumo floreale al dedico da donna, uscito sul mercato nel 1927. Bellissimo. Profumo che ha in testa al dedi, caprifoglio, pesca, mughetto e bergamotto. E nel cuore c'ha camellia, coriandolo, iris, giglio, gelsomino, ghilang ghilang, mughetto, rosa, geranio. E nel fondo, la base, c'ha ambra, sandalo, patchouli, muschio, vaniglia, benzoino e vetiver. Questo è un profumo che ha vinto anche il premio di Fifi Award All of Femini, quindi un profumo che ha vinto anche un premio, e quindi questo la dice lunga. Durata micidiale, durata a chi piace questi profumi vintage, uno come il mio amico Roberto, che parla spesso di questi profumi vintage, che è amante di questo. Questi piano piano, uno alla volta, le deve avere tutti, perché sono molto simili tra loro, e sono poi il tipo di profumo che piace a lui. Roberto, che saluto, spero che mi guardi, perché le l'ho detto che parlavo di profumi vintage, sapendo che a lui piacciono tanto. E quindi andiamo al prossimo profumo, che dovrebbe essere il 3, 6, 7, l'ottavo profumo.
Eccolo. Madame de Rochas. De Rochas. Anche questo c'è il packaging spettacolare, il packaging secondario. Qui, sempre tutti eau de toilette. So che a te non piace, Roberto, l'eau de toilette, però queste sono. Anche questo con un package molto bello, molto elegante, guardate, bello, particolare, elegantissimo. Io ho quasi tutti 100 ml perché l'ho sempre detto, preferisco il 100 ml. Profumo che è una fragranza del gruppo floreale Aldeidico da donna, più o meno tutti, del 1960, quindi datato anche questo. Profumo che abbiamo in testa. Aldeidi, Caprifoglio, Fiori d'Arancio, Nonteverde, Giacinto, Neroli, Bergamotto e limone. Stupendo. Con una evoluzione, perché dopo nel cuore viene fuori la tuberosa, l'iris, la violetta, rizoma di iris, gelsomino, ghilan ghilan, mughetto, rossa, vulgara. E Narciso, e poi si va a micelare tutto e viene fuori con una base, un fondo di sandalo, fava tonka, albicocca, ambra, muschio, muschio di quercia e vetiver di cedro. Che dire, profumo. Stupendo, 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 stupendo. Guardatelo, guardatelo. Madame Rochas. Scatola elegantissima, sempre con questo rosso. Poi andiamo al prossimo, stiamo quasi finendo. Andiamo a. Questo lo lasciamo per ultimo. Andiamo al. Dov'è? Eccolo. Allora, Aiman d'Icotique. L'Aiman d'Icotique. Un profumo che anche questo, visto 2 giorni fa, che ne ha parlato anche 2 o 3 anni fa Roberto, che è un profumo che, come tutti. E questo è un profumo, lo dico subito, che assomiglia, non è uguale, ci mancherebbe, però ha un che di Chanel numero 5, quindi ha un che, no, non è il dupe, non assomiglia, ha un che, ho detto. E quindi L'Aiman d'Icotique è un profumo del gruppo floreale Aldeidico. Lanciato sul mercato nel 1927, profumo che ha una piramide anche questo ricchissima, in testa abbiamo neroli, bergamotto, pesca e aldeidi. E nel cuore abbiamo un gelsomino, geranio, ghilan ghilan, rosa e orchidea. E nel fondo abbiamo il vetiver, muschio, sandalo, cedro della vaniglia. Fava tonka e vaniglia. No, cedro della Virginia, fava tonka e vaniglia, scusate. Anche questo che devo dire. Buonissimo, buonissimo questo, anche questo, anche quel che di Cassetti, di Rossetti, di Cipria, pure questo è bellissimo come profumazione, adoro, 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 adoro come tutti questi profumi che sto facendo vedere a voi. Poi, andiamo a questo. Eccolo qua, è lei, sì. Duke d'Aigle, d'Estée Lauder.
Anche questo, come tutti, è meraviglioso. Basta guardare l'eleganza del packaging primario, secondario e l'eleganza di questa bottiglia con tutti questo profumo che tutti questi profumi li andrò a mettere giù nell'info box dopo, così vi ricordate il nome. Profumo molto, anche questo, misterioso, perché qui sono tutti misteriosi, profumi un po' oscuri, hanno un'anima un po' oscura, un po' misteriosa, un po' come quello che sono i profumi retro, che hanno questo che è di incenso, questo che è di passato, di passato, di vissuto. Allora, profumo Juke de Deck di Estée Lauder, fragranza de orientale speziata da donna, uscita sul mercato nel 1953. Profumo che abbiamo in testa l'aldeidi, arancio, spezie, pesca, bergamotto, narciso e lavanda, con un cuore di cannella, cassia, orchidea, gelsomino, chiodo di garofano, ylang ylang, rosa, mughetto e note speziata. E andiamo a finire con un fondo balsamico con note speziate. No, balsamico con balsamo del Talù, balsamo del Perù, ambra, patchouli, muschio, vaniglia, muschio di quercia, vetiver, incenso. Io, per chi mi segue da sempre, sa che non amo l'incenso, ma in questo profumo c'è più o meno in tutti, come i profumi di una volta, però è un incenso che si sente relativamente, quasi niente. E infatti questi profumi hanno un che di chiesa, di profumi che hanno una certa anima misteriosa. Bellissimo come packaging da tenere sopra un comodino. Particolarissima, molto bella. Andiamo al prossimo video, al prossimo profumo. Stiamo parlando. Perché ora vo veloce, perché sennò qui si fa notte. Andiamo veloce, andiamo a date. Andiamo a lui. Aromat d'Elisire di Clinique. Profumo che ancora oggi è attualissimo, ma io penso anche a tutti quelli che ho fatto vedere, però questo è profumo che ancora oggi usano tantissimo, tantissimo le donne di un certo calibro, non solo d'età, ma anche una certa classe, perché questo è un profumo che non tramonta mai, è un profumo che l'eleganza fatta a profumo, è stupendo. Aromat d'Elisire di Clinique, del gruppo Cyprè, floreale da donna, lanciato sul mercato nel 1971, profumo che ha aldeidi, coriandolo, camomilla, salvia e verbena, bergamotto, legno di rosa, brasiliano e geranio. Ha un cuore garofano, tuberosa, fiori di arancio, freccia, no, rizoma di iris, gelsomino, ghilanghilang e rosa. Poi in fondo c'è un sandalo, un patchouli, un muschio di quercia, un vetiver e un incenso. Anche questo è un profumo
Molto, molto, molto buono, profumo che non ha mai, mai, mai smesso di essere lui, è sempre stato comprato e ricomprato un po' da tutti e quindi consigliatissimo. Adesso volevo far vedere un profumo che non trovo le note, o non me le sono scritte, o non me le sono scritta, eccolo, eccolo, trovato, trovato. Un altro profumo che mi tengo tantissimo a far vedere, quindi Femme Rocha di Rocha. Profumo cipriato, del gruppo cipriato, fruttato da donna. Packaging meraviglioso, già sia quello secondario che il primario. Oh, mi fa male il piede, tenermi così piegato. E profumo uscito sul mercato nel 1944, anche se penso che sono profumi che sono stati più o meno tutti rivisitati, penso, perché sono profumi che a suoi tempi non avevano tante regole per essere costruiti, ma dopo con le nuove normative, certi sostanza, certi cose che mettevano non possono essere più usate, e quindi i profumi un po' sono cambiati in qualche maniera, non del tutti, perché hanno cercato che rimangano, hanno cercato di far sì che rimanessero con la loro caratteristica, però in qualche modo hanno avuto il suo cambiamento. Allora, Femme di Rocha, cipriato fruttato da donna, come ho già detto, c'ha in testa l'albicocca, la prugna e la cannella. La pesca, il bergamotto e il legno di rosa, legno di rosa brasiliano e il limone. Dopo tutto quanto va andare a fondersi con un cuore rosmarino, garofano, iris, gelsomino, chiodo di garofano, ghilan ghilan e rosa. E in fondo con cuoio, ambra, patchouli, muschio, benzoino, vaniglia e muschio di quercia. Profumo che consiglio tantissimo, come tutti quelli che ho fatto vedere, ma qualcuno in particolare lo consiglio molto di più. Poi andiamo all'ultimo, ma non per importanza, stiamo parlando di Cabochat di Grèce. Cabotin di Grèce. È un profumo che ho comprato 2 o 3 mesi fa, che fa parte, perché doveva far parte della mia collezione, dopo che ho visto un video di Roberto, che vi invito a andare sul canale a vederlo, perché è molto bravo e anche molto bello. Vi rifate un po' gli occhi. Profumo che sul canale si chiama Roberto e dintorno. Solo la bottiglia, io ho detto, la devo comprare perché è un profumo che voglio sul mio comodino. Questo packaging con questo fioco nero, da un che di questo fioco nero, un che di vedova, la vedova nera, perché tutto dorato, questa eleganza con questo fioco nero, stupendo, stupendo. Lui ne parlò così bene di questo profumo che io, essendo un amante di profumi retro, ho voluto comprarlo perché doveva far parte della mia collezione. Grazie Roberto, grazie mille, perché è stupendo e buonissimo. Profumo che è una fragranza del gruppo Cuoiato da Donna, uscito sul mercato nel 1959. Profumo che ho comprato sempre sotto consiglio di lui su Notino, anche se Notino lo sapete tutti, acquisto tantissimo su Notino, ma in questo caso non sapevo che esisteva lui, che esisteva questo profumo, ce l'ha consigliato lui.
Abbiamo in testa Aldei di Spezie, Notte Fruttate, Assafetida, Dragoncello, Limone e Salvia, con un cuore di... Sì, con un cuore di rizoma di iris, gelsomino, ghilan ghilan, rossa, geranio e un fondo, una vasse, ricchissima anche quella, cuoio, sandalo, ambra, patchouli, muschio, cocco, muschio di quercia, vetiver e tabacco. Profumo, io ritengo che tanti di questi sono profumi indossatissimi anche da un uomo, perché... Lo sono dai sull'occhiale, perché buonissimo, sono molto versatili questi profumi, versatile, e questo è un profumo che volendo uno può usare anche se è potente, come dice lui è vero, è un profumo molto prepotente, che dura tantissimo, lascia una scia tremenda, e è un profumo che uno lo può usare anche le serate d'estate, perché è fresco, è prepotente, ma c'ha quel che di... Gasprino, mi viene un po' una vampata come se fosse di spumante, non lo so, non c'è, però ha quel che di buono, è un profumo buonissimo, buonissimo, che io consiglio a tutti, dura un'eternità, lascia la scia a più che non posso, profumo come tutti quelli che ho detto, adatti... per persone che lo devono saper portare, profumi consigliatissimi per persone, per donne o persone o uomini da 30-40 anni in su, perché non lo vedo, non sono profumi che non vedo a una ragazza di 20 anni, però comunque uno può fare come credi, perché io anche ricordandomi quando avevo quell'età lì già usavo Aromata de Resir, che era profumo della mia mamma, e quindi profumi che non hanno tempi, non hanno età, non hanno sesso, non hanno niente, sono profumi che chi le sa indossare, chi se lo può permettere, lo può indossare sempre e comunque. Quindi io ho finito il mio video, un po' lungo, chiedo scusa, però volevo fare tutto in un unico video. Ringrazio tutti, mando un bacio e al prossimo video, ciao!